Analizziamo la norma di cui all'articolo 372 del codice penale, che va a evidenziare il reato di falsa testimonianza. La norma ci dice: chiunque deponendo come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria afferma il falso, nega il vero oppure tace ciò che sia relativamente ai fatti di cui si è interrogato. Quindi risponde appunto di falsa testimonianza non solo chi afferma il falso, ma anche chi nega il vero, chi afferma che non sia vero una circostanza che gli viene presentata, ma anche chi tace in tutto o in parte ciò che sa dei fatti sui quali è interrogato. Appunto, si tratta di un reato a condotta alternativa perché si risponde di falsa testimonianza sia che il soggetto abbia affermato il falso, sia che abbia negato il vero e sia che abbia taciuto su alcuni fatti dei quali è stato interrogato. Quindi in questa norma parliamo di un reato a condotta alternativa, ma il reato in questione è anche un reato proprio, perché benché si apra con la locuzione chiunque, la norma prosegue dicendo chiunque deponendo come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria, quindi quel chiunque riveste soltanto quello che è il ruolo di testimone. E vuol dire che il soggetto che non si presenta come testimone in un processo non può mai rispondere di falsa testimonianza. Quando affermiamo, appunto, diciamo, deponendo come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria, questo viene definito come un prerequisito della condotta, cioè qualcosa che deve stare accadendo quando tu stai realizzando quella condotta. Quindi vuol dire che per poter realizzare la condotta di falsa testimonianza, il soggetto deve star deponendo come testimone dinanzi proprio all'autorità giudiziaria. Se il soggetto non sta deponendo come testimone dinanzi a quest'ultima, non può mai rispondere di falsa testimonianza. Come abbiamo detto, il reato in questione è un reato a condotta alternativa, quindi bisogna affermare essere vero un fatto che sai di essere falso, oppure al contrario, affermare essere falso, un fatto che sai essere vero. Ovviamente bisogna tener conto che non conta la falsità oggettiva, ma soltanto una falsità soggettiva, cioè farti rispondere di falsa testimonianza non basta dimostrare che tu hai asserito essere vero un fatto falso o viceversa, ma bisogna dimostrare appunto che tu eri consapevole di tale falsità e quindi se io dichiaro che un fatto è falso e che quel fatto sia vero, ma poi viene accertato che io magari ero convinto che il fatto era falso, non posso mai rispondere di falsa testimonianza. Ricordiamo per ultimo che per stabilire se un reato è di mera condotta o di evento, dobbiamo appunto guardare la condotta, quindi affermare il falso, negare il vero, tacere e chiederci se in questo caso la norma prevede espressamente che da quella condotta deriva un determinato conseguenza e quindi in questo caso parliamo di un reato di mera condotta. Adesso andiamo ad analizzare le nostre questioni problematiche.